Ciao a tutti, sono Andrea. Quello di oggi sarà un veloce episodio dove vi mostreremo come dipingere una parete con un semplice rullo. Procediamo. Per prima cosa, copriamo la parte alta dei battiscopa con del nastro adesivo, largo almeno 4 o 5 cm. Stendiamo per terra un telo per evitare di sporcare il pavimento. Infine, nastriamo tutte le eventuali prese e ogni altro componente elettrico su tutta la parete, fino a coprirle completamente anche lungo i bordi esterni. Per questo lavoro ci occorrono una latta di vernice del colore che preferiamo, dell'acqua pulita, una vaschetta rettangolare, un rullo con setole morbide e infine una piccola griglia di plastica che ci servirà per levare tutti gli eccessi di pittura. Versiamo all'interno della vaschetta rettangolare la nostra vernice e aggiungiamo dell'acqua pulita nelle quantità illustrate sulla latta della pittura. E mescoliamo il contenuto con un bastone fino a quando non avremo trovato la densità desiderata. Infine, agganciamo la retina di plastica ad un bordo della vaschetta. Prima di pitturare con il rullo, passiamo la vernice con un pennello lungo gli angoli e nei punti più stretti, dove con il rullo faremo molta più fatica. Immergiamo completamente il rullo nella pittura e con delicatezza passiamo sulla griglia qualche volta, in modo da far perdere i residui liquidi di vernice, evitando così di sporcare ovunque mentre utilizziamo il nostro rullo. Iniziamo ad applicare una prima mano di vernice con il rullo dalle parti più alte per poi scendere fino a basso. Cerchiamo di non premere troppo e di far scivolare lentamente il rullo sulla parete, in modo da gocciolare il meno possibile. Vi consiglio, prima di iniziare a dipingere le pareti, di partire a colorare i soffitti e solo successivamente di passare sui muri. Vi mostreremo come dipingere i soffitti in un altro breve tutorial. Una volta asciutta la prima mano, dopo circa qualche ora, ripassiamo sull'intera parete con una seconda mano, in modo da rifinire bene ogni zona. Sovrapponiamo ogni passaggio con il rullo almeno qualche centimetro.
Infine leviamo il nastro adesivo che copriva le prese e battiscopa e il nostro lavoro è ultimato. Ricordate di risciacquare per bene il vostro rullo in modo da poterlo riutilizzare ancora e se dovete raggiungere punti più alti potete aggiungere anche un bastone con il dovuto attacco che vi faciliterà il lavoro. Per il prossimo tutorial riguardanti gli stili di pittura abbiamo in serbo per voi una piccola sorpresa e se volete sapere di cosa si tratta non dovete far altro che continuare a seguirci. Ciao e alla prossima!